Il Palazzo della Cultura del Comune di Sora ha ospitato sabato 8 giugno la seconda edizione della rassegna di poesie intitolata Il Carabiniere ieri, oggi, domani. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Vita Ciociara, vuole celebrare i 210 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e rendere omaggio agli uomini e alle donne che ogni giorno garantiscono legalità e sicurezza su tutto il territorio, mettendo a rischio la propria incolumità. Siamo arrivati alla seconda edizione di questa rassegna di poesie, Il Carabiniere ieri, oggi e domani, una rassegna poetica organizzata da Vita Ciociara. Vita Ciociara è un'associazione culturale che insiste a Sora ormai da diversi anni. E in questa seconda edizione, come quella dell'anno scorso, l'associazione vuole festeggiare, vuole commemorare in modo adeguato la gloriosa Arma dei Carabinieri, benemerita, che dire con questo giorno un grazie a tutti gli appartenenti all'arma, uomini e donne, che sacrificano il più delle volte gli affetti e i propri interessi per la collettività. È un'associazione Vita Ciociara che ormai insiste sul territorio di Sora e non è seconda, ha fatto altre manifestazioni, e questa diciamo che è la prima di questo anno in presenza. L'altra rassegna è stata fatta l'8 di marzo in onore della festa della donna. E penso che come programma culturale proseguiremo con un'altra rassegna per la fine dell'anno, sempre sul Santo Natale, come abbiamo fatto negli anni scorsi. E un ringraziamento a tutti i poeti che sono intervenuti, i poeti che hanno tradotto i loro sentimenti in versi in onore all'Arma dei Carabinieri. Alla rassegna hanno preso parte 12 scrittori diversi del territorio, che hanno celebrato la figura del carabiniere sotto diverse sfaccettature. Siamo arrivati a questa seconda edizione con 12 poeti presenti in rappresentanza dei poeti della provincia di Frosinone, che sono veramente tanti, tanti di più. È un'occasione di festeggiare i 210 anni dell'esistenza dell'Arma dei Carabinieri. E questa manifestazione rientra appunto nell'ambito delle manifestazioni che si svolgono numerosissime a livello nazionale. La figura del carabiniere rappresenta per l'Italia e gli italiani una parte insostituibile dell'identità nazionale. È sinonimo dell'immagine migliore dell'Italia che c'è e che funziona. Non è una presenza immanente quella del carabiniere, anzi al contrario è discreta e costante. Oltre 200 secoli di vita non sono pochi, se ancora oggi sono alla ribalta, e ciò è dovuto essenzialmente alle loro doti, al coraggio più forte di ogni timore, all'incrollabile amore verso gli altri, all'efficienza. I carabinieri sono bonari, meticolosi, capaci di sopportare qualsiasi difficoltà nella missione, e quindi è questa la loro forza e la loro resistenza, la loro durata negli anni, 210 anni portati bene. A declamare i vari componimenti, Amedeo Di Sora, direttore del Teatro dell'Appeso di Frosinone, accompagnato al piano da Gianmarco Pipini. Ospite della manifestazione, Alberto La Rocca, nipote del carabiniere eroe di Fiesole, che si dice onorato di appartenere alla famiglia dell'Arma dei Carabinieri. Io ho voluto essere presente per portare il saluto della famiglia a questa bella manifestazione, alla famiglia nostra, alla famiglia La Rocca. Come sapete, noi abbiamo un grandissimo orgoglio in famiglia, e la medaglia d'oro di mio zio, di cui io porto il nome, Alberto La Rocca, morto esattamente 80 anni fa. Quest'anno, il prossimo 12 agosto, saranno 80 anni dall'evento che fu
che fu messo in piedi dai tedeschi a Fiesole, i martiri di Fiesole, tre ragazzi, uno 22 anni e due ragazzi di 20 anni, carabinieri alla stazione di Fiesole, per una sorta di coincidenze assurde della vita. La Firenze si era già liberata il giorno prima, l'11 agosto, e quindi stavano andando via i tedeschi. Invece, per una circostanza veramente malefica, loro dovettero fare questo gesto che poi è stato definito gesto eroico. E quindi il saluto della famiglia, quando ti invitano, devi andare, devi portare la testimonianza dell'affetto della nostra famiglia verso l'arma, verso chiunque abbia a mente questo fatto e lo voglia ricordare e celebrare.